Ben ritrovati amici, come state? Spero tutto bene. Da quando ci siamo lasciati è successo un po' di tutto e quindi voglio cercare insieme a voi di fare un resoconto di quanto accaduto nelle ultime ore per la Juventus, ma soprattutto di quello che accadrà nelle prossime ore per la Juventus. Perché? Perché domani la Juventus inizia ufficialmente il ritiro in Germania. Ma arriviamo, cerchiamo di fare il punto della situazione, andiamo con calma. Dato che a breve ci saranno le prime amichevoli della Juventus, ma soprattutto sta iniziando anche la stagione in Serie A e quindi inizierà anche il campionato, seguite tutte le dirette delle vostre squadre preferite, della Juventus e anche delle nostre avversarie su Diretta Flash Score. Vi lascio il link gratuito per scaricarla qui sotto in descrizione. C'è un'ottima sezione live, c'è una sezione ovviamente legata alle notizie di calciomercato, potrete rimanere aggiornati minuto dopo minuto di quello che accadrà per la Juventus e poi venite qui e ne parliamo tutti insieme e potete anche dare un'occhiata a quelli che sono i giocatori che verranno schierati titolare durante le partite. Scaricate gratuitamente Diretta Flash Score qui sotto in descrizione e nei commenti. Allora, abbiamo Cabal, Abemus Cabal, che è ufficialmente il primo colombiano a indossare la maglia della Juventus. Non ho ricordi di altri giocatori colombiani che hanno mai indossato la maglia della Juventus. Sto scherzando, perché ieri sera ho scritto sui social apriti cielo. Mi hanno massacrato, veramente. Un po' di rispetto, ma cosa se al quadrato? Sono battute, ironia, sono giochetti. Ve lo spiego: Quadrado è andato all'Inter, quindi faccio finta che non sia mai stato un giocatore della Juve. Ah, l'avete capito, era divertente, era una roba di questo tipo. Permettetemelo, ragazzi, se no, se non si scherza nel calcio, io non so di quali argomenti si possa scherzare, almeno nel calcio spero che ci possa essere ancora spazio per l'ironia. La butto lì. Una trattativa flash che ha portato a Torino un giocatore che sarà utilizzato da Thiago Motta in più reparti, in difesa, ok? Quindi come terzino sinistro o addirittura come centrale difensivo. Io credo che sia un giocatore normale per il momento. L'abbiamo pagato 11 milioni di euro con la possibilità di arrivare anche a 2 milioni di euro di bonus. Un ingaggio veramente molto basso, quindi un costo di ammortamento accessibilissimo per la Juventus che si assicura questo giocatore che ha fatto molto bene nell'ultima stagione all'Hellas Verona. Lo scopriremo, sarà un giocatore da vedere, sarà un giocatore che dovrà maturare, dovrà crescere sotto il profilo, sotto il punto di vista di Thiago Motta. Ha scelto la maglia numero 32, per questo sono già un suo grande fan, perché il 32 insieme al 17 è uno di quei numeri che nel calcio mi fa sempre impazzire. Cos'è successo? Parlavamo prima della Germania, di quella che sarà l'impegno della Juventus, perché oggi è arrivato anche Vlahovic, lo abbiamo visto, ha fatto le visite mediche, eccetera, 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 però la Juventus sta facendo la lista dei convocati per questa tournée tedesca. E abbiamo delle novità. E ce le riporta anche Romeo Agresti, ci dice Szczęsny e McKennie non andranno in Germania, dato che hanno dei giorni di vacanza disponibili, e qui io mi metto un po' a ridere, ma soprattutto sono al centro di alcune dinamiche di mercato. Attenzione, perché proprio ieri con Romeo ne ho parlato in live e dicevo: attenzione, ma era già successo con McKennie, no? Anche l'anno scorso sembrava essere fuori rosa e poi alla fine è andato in America. E proprio ieri Giuntoli, nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, diceva: non ci sono giocatori fuori dal progetto, sono tutti importanti, tutti fondamentali, tutti fortissimi, tutti bellissimi, tutti grandi ragazzi, professionisti, meravigliosi calciatori ineluttabili. E poi alla fine, vabbè, ma c'hanno dei giorni di ferie. Giuntoli è uno che gioca molto, no? Su questa roba qui e fa capire ai giocatori che per loro non c'è più spazio alla Juventus. McKennie l'anno scorso è stato riaggregato ai convocati per andare in America, c'era stata quella tournée americana. Io sono anche contento che la Juve quest'anno non vada a fare tutti quei chilometri, quei fusi orari per la preparazione. È giusto che sia così alla Continassa, è giusto nel quartiere generale dell'Adidas, non troppi spostamenti, non troppi voli intercontinentali. Sono contento, onestamente, di questa cosa qui. Poi le amichevoli precampionato saranno meno impattanti di livello rispetto a Real Madrid, Barcellona e quella roba lì, però fa anche lo stesso. Proprio detta come vuol detta, l'anno scorso McKennie, per via del ginocchio di Pogba, della tonsillite di Fagioli e dell'infortunio di qualcun altro che sicuramente in questo momento mi sfugge, era partito, era stato aggregato appunto alla spedizione tedesca, americana, anche perché appunto McKennie, essendo americano, aveva la possibilità di tirare un po' dal punto di vista marketing, dell'acqua al suo mulino.
ed era rientrato all'interno dei piani della Juve proprio per questo. Dopo la trattativa con l'Aston Villa, dove McKennie ha richiesto più soldi agli inglesi e più soldi alla Juve, eccetera, eccetera, Giuntoli ha deciso di punirlo in questo modo. Sta in vacanza un altro po'. Beh, una punizione mica male, mica da ridere, anche se sappiamo che sono manovre ovviamente legate alla volontà della Juventus di cedere sia Szczęsny che McKennie. Vedremo come si svilupperanno questi due piani. Se Szczęsny mi sembra un po' più morbido e disponibile a venire incontro alla richiesta della Juventus, McKennie invece mi sembra volenteroso mettere un po' i bastoni tra le ruote con la volontà di pensare soltanto al suo interesse. Milik e Kostic non partiranno perché sono ancora infortunati, resteranno a Torino per recuperare al meglio dagli infortuni. Sono altri due giocatori sul mercato però, quindi stiamo molto attenti a questa cosa qui. E c'è Cambiaso che è rientrato alla Continassa e domani toccherà anche a UEA e a Gatti, e partiranno tutti insieme invece per questa spedizione. Ci sono anche alcuni giocatori che vorrei capire, per esempio Rugani, che è un giocatore sul mercato, no? Poi ne parleremo in seconda battuta. Partirà, immagino di sì, i nazionali quando rientreranno tutti. Interessante capire anche i brasiliani, dato che sono stati eliminati comunque un po' più lontano nel tempo. Su Rabiot non dobbiamo più preoccuparci perché non sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Però Thiago Motta e la Juventus vanno in Germania con ancora la rosa non tutta a disposizione. Si potrà iniziare a lavorare con qualche giocatore in più, anche solo il rientro di Vlahovic banalmente non mi sembra roba da poco, però non siamo ancora al completo. Perché parlavo di Rugani? È perché, ripeto, sta succedendo un po' di tutto. Io quasi a farlo apposta, no? Nelle ultime ore vi avevo detto, io finché Calafiori non firma per l'Arsenal tengo aperto lo spiraglio. Piano, non credo che alla fine Calafiori arriverà alla Juventus in questo momento. Credo che comunque in un modo o nell'altro si sbloccherà la trattativa tra Bologna e Arsenal, e come ci spiega anche Alfredo Pedulla, in realtà il Bologna vuole chiudere con l'Arsenal. Calafiori ha già un ingaggio con l'Arsenal definito, predefinito, dibattuto, accettato. Il Bologna vorrebbe 50 più 3 di bonus, l'Arsenal ha offerto 47 più 3, quindi stiamo ballando sui 3 milioni di euro, e credo proprio che non andrà a saltare l'operazione per una roba del genere, ci si verrà incontro e si riuscirà a trovare una quadra. Calafiori, che invece è ancora in vacanza, ha l'accordo di 4 milioni e mezzo a stagione, comprensivi di bonus, cifre sicuramente distanti rispetto a quelle che era la volontà della Juventus di tesserare Calafiori, sia dal punto di vista dell'ingaggio, sia dal punto di vista del cartellino, quindi la Juve non riuscirà a raggiungere queste cifre qui. Ecco, io sono dell'idea che la Juventus non andrà a fare un effetto asta perché quei soldi non li vuole spendere, assolutamente no. Però attenzione, perché il Bologna e il Basilea hanno un accordo sulla base del 50% della futura rivendita, è una roba già scontata, e il Basilea non vuole rinunciare a questa roba e non vedo nemmeno il motivo per farglielo rinunciare. Saputo ha sempre messo, questo il tweet di Pedulla, il veto su Calafiori alla Juventus e vuole darlo all'Arsenal. Un bel dispettino, no? Cioè, io non posso fare le battute sul primo colombiano della storia della Juventus. Saputo può dire no, io a te non ti do il giocatore. Lo può fare assolutamente, ci mancherebbe altro. Però i dispettini, boh, solo perché abbiamo preso Thiago Motta a fine contratto, tra l'altro. Però va bene anche questo. Però intanto vorrebbe anche alcuni giocatori della Juventus, come Milik, come Rugani, che sono interessanti. Ieri c'è stato anche un incontro tra Juventus e Bologna per parlare di Rugani. Allora mi verrebbe da dire, facciamo il giochino anche noi, facciamo i bimbi anche noi. No, col Bologna non ci parliamo. Perché dopo la risposta che ti do è questa qui. E capite che ovviamente stiamo parlando di atteggiamenti anche abbastanza infantili. Non ci si può comportare in questo modo, a maggior ragione se c'è la possibilità di fare un bel trasferimento di un giocatore come Rugani, un giocatore come Milik, le parti possono essere d'accordo, i giocatori pure, quindi non ne vedrei sinceramente la motivazione. Se Calafiori va all'Arsenal a 50 milioni, noi a quelle cifre non ci potevamo andare, anche se capisco che la Juve sia un po' stizzita perché c'era una volontà, un accordo prima degli europei su un'altra base, e il Bologna è un po' stizzito perché la Juventus ha scelto proprio Thiago Motta. L'avrebbe preso un altro, secondo me, Thiago Motta, come Calafiori è stato preso da un altro. Quindi, secondo me, Juve e Bologna se la devono anche un po' mettere via e cercare di andare nel concreto a quelli che sono gli interessi nel spostare determinati giocatori. La Juve, l'accordo con Todibo, sta aspettando il Nizza, perché poi bisogna trovare l'incastro. E se il Bologna non riuscirà a chiudere con l'Arsenal, cosa succederà? Quindi, questo è il tweet di Alfredo. Quindi, la mia ricostruzione, che era quella che facevo qualche giorno fa, è
Ma non è che la Juve non sta fondando col Nizza perché vuole capire che cosa c'è davvero dietro Calafiori a questo stop con l'Arsenal? Perché l'Arsenal si è stoppato? È davvero un discorso di 3 milioni? O c'è qualcosa di più? Anche ieri, Pochettino, sempre nella live con Romeo, era saltato fuori un po' l'argomento e vedremo se ci sono delle motivazioni che in questo momento sono note alla Juventus e magari non note a noi. Magari addetti ai lavori si stanno un po' informando e hanno iniziato ad annusare nell'aria qualche problematica che ad oggi non è ancora stata rivelata pubblicamente. Però fino a quando Calafiori non chiude con l'Arsenal, la Juve non chiude con il Nizza per Todibo, l'Arsenal ha l'accordo con Calafiori, la Juve ha l'accordo con Todibo, la Juve aveva l'accordo con Calafiori, però questo non ci voglio parlare, questo voglio 3 milioni in più, lì però non ti voglio dare la percentuale, però quei giocatori li voglio. Capite che sono intrecci di mercato che se non mettiamo un po' da parte il rancore diventa difficile, complicato andare a chiudere. Ragazzi, queste sono tutte delle cose che dovevamo buttare qui nel calderone, perché eppur si muove, dicevano, a volte velocemente, a volte meno velocemente. Abbiamo visto che Cabal, ricordiamolo, primo colombiano nella storia della Juventus, è stata una trattativa lampo. Per giocatori con un mercato un po' più ampio e con delle valutazioni un po' più elevate, come può essere anche Kobe Mainers, bisogna cuocere ancora un pochettino a fuoco lento. Si sta aspettando, come sempre, la cessione, anzi le cessioni, lì con la cessione, perché principalmente mi viene in mente quella di Sule, un altro giocatore che mi viene da dire, partirà per la Germania, a questo punto sì, perché se lo lasci fuori poi diventa anche problematico, però McKennie e Szczęsny hanno le vacanze prolungate e questa è la versione ufficiale. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ciao.